Buongiorno, buonasera! Io sono Elena, benvenuti nel mio canale. Quest'oggi con ospite Grimilde Malatesta cercheremo di spazzare via questo 2020 e ho deciso di farlo questa mattina perché per gli abitanti delle isole Kiritimati è già il 1 gennaio, quindi tanti auguri a tutti. Bene, intanto che aspettiamo un po' che arrivi un po' di gente. Come vuoi presentarti, Chiara? Perché sono sempre in difficoltà. In più in difficoltà io perché sono super imbarazzata quando mi devo presentare. Allora, io sono Chiara, in arte Grimilde Malatesta. Faccio principalmente costumi, però diciamo cerco di essere un artista versatile, quindi faccio anche fotografie, faccio parrucche, faccio insomma tutto quello che mi va di Tutto fare. quello che si può fare, lei lo fa, io lo so. Io direi, diciamo anche cosa indossiamo, già che intanto che aspettiamo ancora un attimo. Allora, indossiamo quello che si può definire una matinée, cioè ci si sveglia, ci si mette qualcosa di comodo per stare in casa. E questo era il qualcosa di comodo per stare in casa all'epoca, verso la fine dell'Ottocento. Non è vero che ci si mettevano 4 ore per abbigliarsi tutte le volte. Mi sono alzata alle 7:30, ho fatto colazione con molta calma e ho iniziato a prepararmi, quindi non sarei qua se mi mettessi 4 ore. Com'è che si dice in inglese la matinée? Dressing gown wrapper. Comunque devo dire che una di queste ore è andata via tutta nel per settare la webcam e cose del genere. È vero. Io direi di iniziare questa live dicendovi così, pem pem, i temi che si andranno a toccare. Prima di tutto, tutto finto. Battaglia verbale tra signore, tatuaggi e l'arrivederci di Lina. Direi, il tema più grosso forse è il tutto finto, perché si crede sempre che in epoca vittoriana, appunto, c'è cioè, non so perché si continua a dire che ci mettessero 12 ore per prepararsi. Non ho mai capito questa cosa. Non si sono mai preparate, probabilmente, chi dice questa cosa. In realtà c'erano molti trucchi che usavano, in tutti i sensi. Uno, ad esempio, la questione capelli. Iniziamo già così, con una valanga. Non avevano tutte i capelli lunghi fino alle caviglie e neanche al sedere, assolutamente no, soprattutto a fine dell'Ottocento no, c'erano un sacco di alternative. Intanto i posticci per i capelli sono stati utilizzati da sempre, cioè è dagli antichi egizi che abbiamo capelli finti, lana, crine di cavallo utilizzati per aggiungere capelli, anche perché tutti hanno capelli spessi, tanti capelli. Allora, prima di tutto, io qualche settimana fa mi sono tagliata i capelli corti fino qua, così, giusto per dare un taglio al 2020. E quando ho trovato questa immagine, ho visto che ci sono questi ricciolini proprio molto molto corti che escono dall'acconciatura. Infatti, me li sono fatti anche io stamattina. E può essere, secondo me, un'idea comoda anche per chi ha magari i capelli corti e non sa mai come tirarli su tutti leccati, si ha sempre questa idea che tutti per forza devono essere tutti su leccati dietro. Non è vero. E adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa molto interessante. Questa immagine di questa parrucca totalmente front lace, cioè proprio totalmente tutta la capigliatura. Per una ragazza sostanzialmente senza capelli, per vari motivi. Questa cosa mi ha sorpresa in positivo. Sostanzialmente, poi avere quelle chiome lunghissime all'Assisi, diciamo, portava via una valanga di tempo, una valanga di tempo che molte persone onestamente non avevano, perché soprattutto le giovani donne lavoravano e lavoravano tantissime ore al giorno. Basti pensare che chi faceva i fiori di seta, ad esempio, quelli che andavano nei cappellini o in determinati abiti da sera, lavorava tipo dalle 7 del mattino alle 11 della sera e poi alle 11 di sera andava a fare consegne.
giro per la città, quindi davvero le donne lavoratrici non avevano tutto il tempo di stare dietro a capigliature lunghissime. Alla fine dell'Ottocento anche le donne più facoltose iniziano ad approfittarsene di questi grandi vantaggi di utilizzare posticci, parrucche, mezze parrucche e di tutte le comodità che possono permettere loro di essere pronte in 5 minuti. Quindi abbiamo davvero moltissime donne che in virtù della comodità si tagliano i capelli alle spalle, ad esempio. E poi vedremo che c'era anche chi portava i capelli come me. Come potete vedere, in questo caso c'è proprio tutta la parte frontale da inserire sulla propria testa e si è pronte, basta un accrocchio dietro, fatto! Altro che 10 ore per i capelli. Dai, su. Alla fine di quest'anno dobbiamo toglierci tutti questi sassolini. Quindi l'acconciatura principalmente era o una banana, quello che si chiama anche French twist, o uno chignon, insomma un raccolto molto semplice che si potesse fare davvero in 5 minuti e il resto poteva essere finto. Senza contare che c'erano i cosiddetti parrucchieri che al tempo raccoglievano le ciocche di capelli dalle spazzole direttamente e li sistemavano. Ora, questo ci apre infinite possibilità per quanto riguarda le acconciature, ma soprattutto per la preparazione, perché chiaramente poter lavorare su di un posticcio o su una mezza parrucca, per non dire una parrucca intera, ci permette di preparare i capelli anche il giorno prima o anche una settimana prima. E quindi quella mattina in cui dobbiamo essere pronti, possiamo metterci davvero una decina di minuti per preparare tutto quanto. L'importante è mantenere le proporzioni, perché molto spesso vedo le acconciature date davvero per scontato. Nel senso, vedo chignon fatti dietro, vedo volumi di capelli raccolti dietro, vedo capelli scendere giù sulla faccia, righe di lato. Per carità, c'erano queste cose, ma erano innanzitutto rare e dopodiché erano fatte con un determinato gusto. Quindi, quando stiamo pensando ad un'acconciatura della Belle Époque, per la seconda metà degli anni 90 dobbiamo pensare che le acconciature, così come i cappelli, non sono proiettate in larghezza come nei primi del Novecento, ma sono tutte proiettate in altezza. Poi, verso i primi anni del Novecento, iniziano a proiettarsi in avanti e fino al 1905 iniziano ad essere in avanti, in alto e ai lati, e alla fine, quando iniziano gli anni 10, iniziano a distribuirsi lateralmente e dietro. La cosa che vedo fare spesso, ovvero la ciambella tutta con i capelli avvolti, non è proprio 1890, primi del Novecento, è più 1910. Quindi l'invito che vi posso fare è quello di sviluppare una sorta di gusto per quelle che sono le proporzioni di ciascun periodo storico e di cercare di riproporle senza cadere nello stereotipo, ovvero mi metto una ciambella in testa e la ricopro di capelli perché vedo che lo fanno così in ogni benedetto tutorial su internet per i capelli eduardiani. Eduardiano vuol dire tante cose, ci sono tanti stili di capelli. Se avete un abito del 1905 e vi fate tutti i capelli indietro come nel 1914, non ci siamo. Comunque, sbizzarritevi e guardate tante fotografie perché secondo me aiutano anche il fatto, sinceramente, di aver trovato un'immagine dove si vedono i ricciolini corti qua dietro il collo, a me ha aiutato a sentirmi libera semplicemente di magari avere un taglio di capelli corto, fare i ricci in fondo e puntare tutto sull'altezza come all'epoca, insomma. È che soprattutto c'erano anche diverse texture per quanto riguarda i capelli. C'erano sia i capelli vaporosi che vediamo, ma c'erano anche i capelli davvero laccati, davvero con le onde, le prime Marcel Waves, che poi diventeranno le onde anni 20 con il tempo, davvero scultoree e lucidissime in alcune foto. E in alcune foto di stesso periodo e stessa classe sociale, tra l'altro, per cui vediamo davvero reali con torri di capelli ad onde tutte ordinatissime, lucidissime, e magari foto di
duchi, contesse, eccetera, eccetera, duchesse, contesse con dei capelli più morbidi. Giocate anche su questo, perché la varietà al tempo c'era. Il nostro lavoro, quando vogliamo riprodurre, ricreare qualcosa di un'epoca storica, è di portare anche la varietà che c'era e quindi di non cadere appunto negli stereotipi. Sì, c'erano un sacco di varianti e più si guardano fotografie e cataloghi, più si nota questa cosa. Diciamo che oltre alla questione delle acconciature c'è anche la questione dei pettini, pettinini che si inserivano nelle acconciature appunto per aiutare a far star su tutte queste ciocche. Come potete leggere, c'è scritto pettine alla spagnola. Imitazione tartaruga con strass finissimi, e questo vuol dire che non c'erano solo materiali pregiati originali, c'erano anche tutte le varie imitazioni. C'erano anche i ferretti a imitazione tartaruga. Io li ho trovati in diverse profumerie, i ferretti tipo porcine, le grandi, in plastica simil tartaruga. Bisogna cercare un po' per negozi di forniture per parrucchieri, ma si trovano ancora. Così come i pettinini piccoli di tartaruga e in alcuni negozi un po' âgé si trovano anche quelli con gli strass, proprio come li avevano al tempo. Quindi qui i cosiddetti ferretti, gli spilloni, le forcine in tartaruga finta. Questi penso di averli presi su Amazon, ma ce ne sono anche di forme diverse e anche all'epoca ne avevano di tante forme diverse, per cui non abbiate paura a sbizzarrirvi e soprattutto dobbiamo comprare tante di queste cose da nonna se vogliamo che continuino ad essere prodotte. Allora, Laura ha una domanda. Ragazza, una curiosità rispetto ai cambi d'abito per le donne che si potevano permettere di stare a casa o lavoravano in casa, quante toilette al giorno? Vai, Chiara! Allora, dipende, come al solito, dalla classe sociale e da cosa faceva la suddetta donna, perché hai chiesto che poteva rimanere a casa, però ipotizziamo una scrittrice, una Matilde Serao, per esempio, o una in alternativa no, donna nobile o donna dell'alta borghesia, avranno avuto due cose molto diverse, due guardaroba molto diversi. Allora, la donna che lavora tendenzialmente ha il tailleur, che nasce appunto in quegli anni perché è un completo da donna, però eseguito solitamente da un sarto maschile, appunto il tailleur. Quindi è di taglio maschile, tessuti di gusto maschile, e diciamo che è rimasto abbastanza invariato l'utilizzo di questo tipo di abito nel tempo, ovvero è un uniforme da ufficio, tra virgolette. Poi ci sono varie variabili, diverse variabili. Comunque, una donna del genere probabilmente non sarebbe rimasta a casa la mattina a rispondere alla corrispondenza, agli inviti e a gestire la casa, indossando un abito da mattino, appunto. Mentre una signora che doveva gestire un'intera casa sarebbe stato un altro discorso. Più che quante toilette doveva avere una signora durante un giorno? Direi quante ne deve avere l'anno, fra virgolette, perché intanto ogni stagione richiede il suo tipo di abiti e ogni stagione ha delle attività apposite. Mentre può servire un abito da pomeriggio, un abito per ricevere in casa, un abito da passeggio, un abito da cena ed eventualmente un abito da sera, se è una donna che partecipa a balli e ricevimenti serali. Ci sono una valanga di tipi di abiti che sono strettamente legati all'attività che si fa, per cui tutti gli abiti sportivi, esistono delle toilette apposta per l'automobile, anche se iniziano ad esserci più nel primo Novecento che a fine Ottocento. Ci sono abiti, ad esempio i teagown, allora in questo caso quello che sto indossando io è un teagown, sono molto simili ai wrappers, alle vestaglie, agli abiti da mattino, perché sono informali ed è l'equivalente della felpa che ti metti su quando viene a casa un amico. Tieni la felpa, tieni il teagown solo quando è un tipo di amico con cui appunto tieni la felpa in casa, non è un amico con cui ti devi vestire bene. Poi ci sono abiti da yacht, ad esempio, per chi va in barca, anche quelli sono specifici, abiti da montagna, abiti, toilette estive, tutti gli sport ne hanno una ciascuno, dalla bicicletta che diventa popolarissima appunto in questi anni ed è
un grandissimo strumento per raggiungere la libertà da parte delle donne, soprattutto quelle giovani, perché finalmente possono coprire grandi distanze da sole, senza molto spesso anche senza essere accompagnate da uno chaperone, cosa invece obbligatoria quando andiamo a passeggio. E qui ci sono differenze in Italia, negli Stati Uniti, in Inghilterra, che poi Elena illustrerà. Insomma, se eventi in abito storico, io suggerirei di avere un abito da passeggio, che è sicuramente quello che si utilizzerà di più, che soprattutto negli anni 90 è caratterizzato dall'avere una gonna senza strascico. Poi un abito per ricevere in casa, che solitamente è meno strutturato nella parte alta e stavolta presenterà un po' di strascico. Questo è proprio l'inizio. Dopodiché suggerirei che dovete ricreare un guardaroba, io di cominciare con un abito da cena e poi di andare eventualmente con il wrapper o il tee gown e poi con l'abito da sera. E poi aggiungere tolette e accessori che declinino quello che abbiamo già visto per le varie occasioni. E non dimenticate che ogni santa volta che uscite di casa dovete avere un cappello sulla testa. Togliamoci pure questo sassolino, per favore. Voi quando andate in palestra cosa indossate? Quando andate a fare la spesa cosa indossate? Quando andate in discoteca, quando si ripotrà andare in discoteca o a ballare o ad uscire, cosa indossate? C'è questo mito del fatto che Emma cambiavano 300 volte d'abito al giorno. Ma allora, perché ogni abito ha un'occasione, ogni occasione ha l'abito. È uguale ad adesso, cioè non ce ne sono di più. È un aneddoto riguardo Sissi, Elisabetta di Baviera, poi imperatrice d'Austria-Ungheria, che dice che ricevette, adesso non mi ricordo se un giornalista, un ambasciatore, una cosa del genere, in una delle stanze dove si allenava, perché lei faceva esercizio palestra ogni giorno, scendendo da un trapezio in una tutina fatta maglia, in una tutina di jersey praticamente. La immaginate, l'imperatrice d'Austria-Ungheria scende dal trapezio con una tuta intera, fatta maglia, così come se fosse una, non lo so, una nonnina. Poi lei comunque aveva la sua silhouette, però ad ogni cosa il suo comfort anche, ad ogni cosa l'abito adatto. Poi al tempo era anche uno sfoggio, perché avere più abiti all'epoca voleva dire poterseli permettere. Però adesso davvero mi risulta difficile capire come nel mondo del fast fashion, in cui ci riempiamo il guardaroba di un sacco di stracci per occasioni diverse, come facciamo a non capire che lo facessero a tempo? Noi andiamo ad un matrimonio, mettiamo il vestito una volta sola, usciamo la sera, ma questo vestito l'ho già messo il mese scorso, mi hanno già visto con questo vestito. Vado a cena da loro, ma a Natale scorso ho già messo quest'altro vestito, quest'altro ancora. Davvero ci sorprendiamo che all'epoca chi aveva molti più soldi di quelli che abbiamo in media adesso si permettesse diversi abiti, così tanti abiti diversi. Onestamente, adesso noi ci possiamo permettere una maggiore varietà. Poi, certo, una ragazza che lavorava aveva due abiti per il giorno e l'abito della domenica. E magari si prendeva un abito carino se aveva appunto una cosa importante dove andare. Però, ad esempio, superati 30 anni, se ti sposavi, prendevi un abito che poi diventava il tuo abito della domenica. Pensiamo a vedove che si risposavano anche in classi sociali meno abbienti. E c'era chi tingeva l'abito apposta per riutilizzarlo tutti i giorni se aveva avuto un abito da sposa bianco, perché poterlo mettere da parte voleva dire avere tanti soldi, e nelle classi più basse facevano così, oppure tingevano l'intero guardaroba, che allora era tutto in tessuti naturali, quindi era molto più semplice da tingere. Per il lutto, che ricordiamo, il lutto in Italia durava 6 mesi. In Inghilterra era un'altra faccenda, però il lutto stretto in cui bisognava vestirsi solo di nero 6 mesi. Non è che si comprassero tutti in guardaroba. Adesso metteremo tutto con la colorieria italiana. Ora galoppiamo verso un'altra questione, che sono le pellicce. So che questo può essere un argomento un po' sensibile, però mi preme leggervi questo pezzo di articolo del 1895, dove si nominano pellicce false, perché sì, c'erano anche le pellicce false. Ve lo leggo. Vi ho nominato solo alcune pellicce, ma ve ne è un'altra quantità che si usano, vere e false. Vera e falsa, martora, orsetto nero, ermellino, vero o falso, labrador, vera o falsa,
Lontra, soprattutto falsa. Vero e falso, pedigree. Questo qui, meno in moda. E infine, quella tale pelliccia di volpe azzurra di Russia. Pelliccia fantastica di cui parlano spesso i romanzieri nei loro romanzi. C'erano le pellicce false. Io quando l'ho letto ci sono veramente rimasta, quindi viva le ecopellicce. Oppure le pellicce vintage. Questa cosa io spero di trovare altri articoli a riguardo, perché mi pongo un sacco di domande, tipo pelliccia, cosa intendono per pelliccia falsa? Ad esempio, cosa intendono per falso ermellino? Intendono che hanno preso un coniglio bianco e gli hanno tagliato la coda e gli hanno applicato un pezzo di cosa di tinta, con la punta di tinta di nero, o che hanno determinati tipi di ciliglia, quindi di fibra vegetale o insomma di, non di pelliccia, con cui riproducono un effetto simile alla pelliccia, perché c'è da ricordare che il velluto alla fine del Medioevo italiano è stato ideato per imitare la pelliccia, appunto velluto da vello. Poi, fra l'altro, Elena tempo fa aveva trovato una cosa interessantissima che poi non mi ha più fatto vedere, perché poi si è dimenticata, che è un'imitazione di pelliccia di Astrakhan fatta all'uncinetto. Ora, se non lo sapete, la pelliccia di Astrakhan è una pelliccia tutta riccia, piatta, che ha tutte delle ondine, come. È andata di moda fino agli anni 70-80, credo. Sostanzialmente veniva, se siete sensibili, aspettate due minuti, è stata ideata per non buttare via niente, quindi quando nascevano delle pecore morte venivano utilizzate perché non si buttava via niente. Poi la richiesta è stata di più e quindi hanno deciso di produrle. Però ad ogni modo già al tempo c'erano delle soluzioni per imitare l'astrakhan e, se non sbaglio, nell'articolo dicevano che era pressoché impossibile distinguere la versione all'uncinetto da una certa distanza da quella vera. Questa è la descrizione. Tanto la pellegrina quanto il gilet sono fatti all'uncinetto con lana nera, in modo che imita perfettamente l'astrakhan. Il lavoro deve essere eseguito su un grosso uncinetto di legno della circonferenza di 3 cm. Ok. Ora, che non si distinguesse, sicuramente lo sapevano anche loro che si vedeva la differenza, però a distanza o in una fotografia va benissimo ed è fatto di lana. Ed è uno dei progetti che ho in mente di fare, comunque sia. E c'è anche questa concezione che avevo anch'io e che tu, grazie alle cose che stai leggendo, mi hai corretto, per fortuna, che le donnine di fine 800 e prima 900 si truccassero pochissimo e anzi che il trucco fosse mal visto, una roba da, insomma, donne poco di buono o attrici, insomma, che più o meno eravamo lì. Invece era tutt'altro. Cioè, semplicemente la cosa di acquistare i cosmetici invece che farli in casa e di acquistarli in negozio liberamente arrivò dopo, però comunque anche in quell'epoca utilizzavano tutti gli stratagemmi che potevano per essere più carine, compreso il rouge e il nero attorno agli occhi. Buh, un'altra bomba! Ok, allora adesso vi leggo questo, dato che Chiara ha nominato ciò. Allora, questo è un saggio scritto da Adolf Loos, Parole nel vuoto del 1898, ed è meraviglioso. Meditate! L'era vittoriana tramonta e il giorno della santa semplicità è proprio finito. Gli antichi presagi sono qui. I portenti mettono in guardia i profeti per avvertirci che siamo pronti per la nuova era dell'artificio. Non fanno risuonare gli uomini la scatola dei dadi e le donne non affondano le loro dita nel vasetto dei cosmetici? Una dama alla moda non sarà più biasimata se per sfuggire all'oltraggiosa persecuzione del tempo vola come ad un santuario alla sua toiletta e se una damigella scrutandosi allo specchio si accorge che con colori e pennelli riesce ad avere più fascino. Certamente lodevole questa voglia di fare bello il brutto e di elevarsi al di sopra della bellezza. Nessuna meraviglia, dunque, se negli ultimi 5 anni, 1889-1894, il mestiere di fabbricanti di cosmetici è immoderatamente aumentato 20 volte, così mi ha riferito uno di loro.
Non c'è che da percorrere alcune strade alla moda e guardare attentamente dentro le carrozze che passano di corsa, sotto il cappello di qualsiasi donna che incontriamo, per vedere quanto ampiamente domina il regno del belletto. Ma ricordate bene, per quanto siamo noi uomini a raccogliere questi doni indiretti, è nelle mani delle donne che artificio consegna i suoi colori. So che molti uomini di certa classe sociale hanno mostrato una notevole inclinazione per l'uso dei cosmetici. Non parlo di quei gentiluomini che da agosto ad ottobre bighellonano nelle città deserte abbronzati artificialmente, come fossero appena giunti dalla brugheria e dal Salento. Questo, io immagino, avviene per le scuse esclusivamente sociali e non occorre che me ne occupi qui. Piuttosto parlo di coloro che si truccano con un proposito apparentemente estetico. Cioè, ok? C'erano gli uomini che facevano finta di essere abbronzati per far finta che erano andati in vacanza. Cioè, non è una cosa meravigliosa. Tra l'altro, nei primi del Novecento, donna Franca Florio, influentissima socialite della Palermo, della Belle Époque, andò a Parigi e si fece porcellanare il viso, perché lei aveva una carnagione leggermente olivastra e voleva la pelle particolarmente più bianca. Il marito gliela fece levare via col caldo, non mi ricordo se bagni caldi o vapore, tanto era scandalizzato dalla cosa. Però a Parigi si poteva tutto. Ora, io, Elena e alcuni nostri amici abbiamo passato dei giorni dopo aver riscoperto questa cosa a domandarci cosa diavolo facessero al viso, in che senso porcellanare. Io devo sapere questa cosa, lo devo sapere. Dai, cioè, questo sassolino è grosso così, però è sassolino dei cosmetici. Non si truccava, la regina Vittoria aveva detto che era bruttissimo truccarsi. Sì, ho capito, ma la vanità supera anche la regina, signore, signorine, signorini. Ricordatevi sempre questa cosa. E ora... volevo leggervi un altro articolo perché una delle domande più frequenti che ci è stata posta in Instagram sia a me che a Chiara era: ma le ragazze come vivevano, come erano cresciute nei differenti stati, Italia, Inghilterra, America? Diciamo che le differenze c'erano, come in realtà secondo me ci sono tutt'oggi. È cambiato, le cose sono cambiate, ma neanche troppo. E a tal proposito volevo leggervi una lettera che si trova nel Giornale delle Donne del 1896. Dovete sapere che in questo giornale qua c'erano delle signore che scrivevano al giornale e ad un certo punto partivano anche i battibecchi, così. Un po' un internet del 1800 ed è fantastico. Questa signora italiana vive in Inghilterra e per rispondere ad un'altra signora scrive, diciamo, la libertà di certe ragazze inglesi. E vado a leggervi. La rivolta delle figlie, come veniva chiamata in Inghilterra, cioè c'era proprio un moto, la rivolta delle figlie ha preso in Inghilterra proporzioni allarmanti e molte donne vedono con spavento lo sviluppo incredibilmente rapido di queste idee nuove. In Inghilterra la donna, giovane e nubile, ha sempre goduto di una libertà quasi illimitata. A 17-18 anni si emancipa, ella esce di casa sola, ha amiche sue proprie e i propri amici. Li riceve a casa sua, scrive loro, fa loro visite, spesso passa delle settimane intere in casa di persone che i genitori non conoscono che di nome. Queste abitudini, sconosciute in Italia, si adattavano entro i limiti del passato alla vita e al carattere inglese. Ma, nell'ultimo decennio, questa libertà ha ceduto il posto a ciò che molti chiamano, forse non a torto, con il nome di licenza. Bisogna ricordarsi come la donna viene protetta dalle leggi, che i suoi interessi vengono tutelati. Qui non è vietata la ricerca della paternità. Se un uomo seduce una fanciulla, egli materialmente almeno deve scontare la sua colpa e la legge lo condanna a mantenere il figlio suo. Questo non solo. Se un uomo compromette una fanciulla promettendo di sposarla e poi l'abbandona senza poter portare per questo fatto una buona ragione,
viene dalla legge, se ella vi ricorre, costretto a pagare una somma che varia a seconda delle circostanze, da poche migliaia a 100 e più mille euro. Lire, c'è scritto lire, vabbè, che è tantissimo. Senza parlare delle istitutrici e delle dame di compagnia di cui ve ne sono migliaia e migliaia, senza parlare delle infermiere, delle sarte, delle modiste, delle fanciulle impiegate nei grandi magazzini. Vi sono qui molte altre donne che lavorano e guadagnano. Non soltanto gli uffizi telegrafi, ma anche quelli della posta sono quasi interamente in mano alle donne. Negli immensi studi commerciali di Londra, ove tutta la corrispondenza viene stampata con typewriters, le macchine da scrivere, si impiegano le fanciulle a centinaia. Oltre alla corrispondenza, la cassa in molte case di commercio viene affidata a donne. Nel mondo giornalistico le donne guadagnano spesso laudi stipendi e le scrittrici conosciute ricevono annualmente somme enormi. Oltre alle medichesse, che già solo qua servirebbe un intero video, vi sono donne che esercitano come dentiste. Negli studi di ingegnere vi sono disegnatori femminili e nelle case di assicurazioni, che qui abbondano, le donne sono spesso impiegate. L'educazione della donna inglese va migliorandosi di anno in anno. Le fanciulle possono ora, con una spesa relativamente minima, seguire un corso di studi quasi identico a quello dei maschi. Queste ragazze hanno case di pensione speciali, hanno restaurant prediletti, lavorano assiduamente, seguendo ciascuna la propria vocazione. Hanno fondato dei club, ove pranzano, cenano e leggono giornali. Alla sera vanno ai teatri e si riuniscono al club. Insomma, conducono la stessa identica vita di un giovinetto impiegato e scapolo. Vedo che le gentili lettrici del giornale delle donne dubitano della bellezza di queste fanciulle ribelli. Sarà vero che lo studio soverchio indebolisca la vista ed imprima rughe precoci, ma debbo, mio malgrado, constatare che le donne emancipate inglesi nulla hanno perduto della loro qualità fisiche. Nulla di più grazioso di quelle testine coi capelli corti da maschietto, ricciuti e biondi, o le lunghe trecce annodate semplicemente alla greca. Le figure alte slanciate acquistano eleganza nei costumi tailor made, abiti fatti da un sarto uomo. Di cheviot o panno, i colori oscuri e cupi fanno ancora più risaltare la carnagione fresca e delicata, e la severità del costume sembra dar loro un fascino strano, indescrivibile e nuovo! Era giusto l'altro giorno, leggendo questo libro, Le Magnifiche di Daniela Musini, edito da PM, sostanzialmente scrive di Maria Montessori, che si è laureata nel 1896 in medicina, appunto, però in Italia la questione era molto diversa. Ad esempio, si erano rifiutati di permetterle di essere iscritta a medicina, e lei cosa fece? Si iscrisse a scienze naturali, e da lì c'era un cavillo per il quale si poteva passare a medicina, tipo il terzo anno, qualcosa del genere. E praticamente molte lezioni, appunto per il pubblico, cioè per il pudore, eccetera, eccetera, le svolgeva di notte e sempre accompagnata dalla mamma, per esempio. Per cui sì, in Italia non c'era così tanta libertà, però ci sono state comunque donne che sono riuscite a trovare la loro libertà all'interno di quelle che erano le regole. E a proposito di ciò, di quello che stava dicendo Chiara anche, c'è questa signora Centaurea di San Giorgio che dice: vorrei dire alla distinta signora Rina del Prato che se l'immaginarsi una donna schierata in mezzo agli studenti dell'università la è cosa assolutamente ripugnante, come essa scrive, il vederla poi in realtà non è così. Chi glielo accerta è un testimone oculare che ne vede non una ma molte sedute sui banchi di quelle aule in cui viene sminuzzato il pane della sapienza, e non hanno un posto appartato, ma sono miste con gli studenti. Pure la serietà del loro contegno non le rende affatto sgradevoli né grottesche, e l'attenzione intensa che prestano alle lezioni può essere di buon esempio ai condiscepoli e punto di danno alle fanciulle, tanto dal lato dell'estetica che dal lato morale. Lo creda. Infatti, gli studenti, essi serbano verso il sesso femminile un contegno correttissimo, per nulla sprezzante o canzonatorio.
Son d'essere pugnanti? No, tutt'al più saranno un po' meno gingillate di quelle che, vuoto lo spirito e il cuore, sono immancabili ritrovi pubblici, dove fanno il figurino vivente e dove la grazia dei sorrisi e il fascino della vanità ha il suo trionfo. Meraviglioso! Oggi, come all'epoca, ci sono comunque donne che sono semplicemente più emancipate di altre. Per quanto riguarda la rievocazione storica, secondo me tutto si può fare se si sa, nel senso, siete ragazze a cui piacciono i capelli corti, caspita, basta dire sono una ragazza ribelle inglese, oppure sono una ragazza ribelle italiana perché sono cugina della ragazza ribelle inglese che sa di questa cosa e mi sono rotta di stare a casa a fare il cucito e me ne vado in giro con il mio tagliere e con i miei capelli corti. Fantastico, top, meraviglioso. Basta, scusate. Ora volevo parlarvi anche di una questione abbastanza importante che ho trovato all'interno di questo libro, che è Breve storia della moda in Italia, che è molto bello, lo consiglio, dove si parla che tra 800 e 900 le principali città d'Italia pullulavano di laboratori sartoriali, dove sotto la guida di una direttrice, la caposarta o premier, centinaia di sartine, le cosiddette caterinette, dalla loro protettrice Santa Caterina, nella cui ricorrenza 25 novembre si organizzano feste molto frequentate dalle sartine, lavorano indinfessamente all'inizio del Novecento a Torino, che a quel tempo era considerata la capitale italiana della moda. Le caterinette erano circa 30.000 ed equivalevano ad un quinto della forza lavoro femminile. Le donne avevano invaso il settore della sartoria ed in sostanza lo monopolizzarono. Fatta eccezione per la figura del couper, che adesso sicuramente Chiara mi dirà come si dice giusto, il tagliatore tradizionalmente maschile. Quindi di donne che lavoravano, di donne indipendenti ce n'erano. La maggior parte delle donne, allora c'erano le donne che erano a servizio, quindi che facevano pulizie, che facevano la cameriera, la cuoca, la sguattera, in case di persone più facoltose, e quella era una grandissima fetta di donne, ma anche di uomini, anche se ovviamente avevano altre mansioni. Però appunto tutto ciò che era legato alla moda, quindi dalle sartine, che in francese a Parigi fra l'altro si chiamavano grisette, alle modiste, ovvero chi si occupava di copricapi, a chi appunto faceva i fiori di seta o le impiraresse, per dire qualcosa che si faceva qua a Venezia, ovvero chi infilava le perle, cioè di lavoro c'erano, erano poverissime. È curioso che nella Parigi di fine Ottocento moltissime delle grandi horizontal, quindi le grandi cortigiane della Belle Époque, avessero cominciato lavorando come apprendiste modiste o apprendiste sarte. Questo perché era un lavoro che consentiva a chi se ne andava di casa, come ad esempio, se non sbaglio, anche Léane de Pougy ha cominciato così, consentiva di avere una determinata autonomia, consentiva di potersi praticamente mantenere via da casa. Ora, se proprio mantenersi, non lo so, o se comunque avessero bisogno di una mano da a casa. Però era frequentissimo che per sbarcare il lunario, moltissime di queste, appunto perché i salari c'erano, come grisette e modiste, però erano bassi, soprattutto quando eri un apprendista, avevano un lavoro alternativo ed era il lavoro più vecchio del mondo. Quindi è da questo un po' che nasce la fama al tempo, che purtroppo vede la donna autonoma come donna un po' di malaffare. Però chiaramente non erano tutte così. Per moltissime, ad esempio Luisa Spagnoli, la fondatrice della Perugina, aveva cominciato come sarta, come sartina, come apprendista sarta. E poi ha fondato appunto la Perugina, e poi Luisa Spagnoli, marchio che conosciamo tutt'oggi, è nato appunto dalla lavorazione della lana d'angora. Un altro aneddoto di Sissi. Sostanzialmente Elisabetta se ne andò, vabbè, lei amava Corfù, ma ci andò spesso per... inizialmente per problemi di salute, poi per fuggire sostanzialmente dalla corte austriaca che lei detestava. Si dice che tornò da uno di questi viaggi con un'ancora tatuata su una spalla e che quando lo scoprì Francesco Giuseppe andò su tutte le furie. Altra famosa
donna tatuata non è certo, non fu certo una donna di circo e non fu certo una donna di malaffare, fu la signora Churchill, madre di Winston Churchill, e si diceva fosse pesantemente tatuata su tutte le braccia e la schiena, se non ricordo male. Contiamo che al tempo indossavano, erano sempre quasi tutti coperti. Avevano sì scolli molto ampi, però anche con l'abito da sera i guanti dovevano arrivare a toccare la manica in moltissimi casi. E c'era sempre il modo di coprire le braccia e di non far vedere a tutti che si era tatuati, qualora lo si volesse. C'era sempre un'opzione. Era una cosa ben privata quella del tatuaggio, ma forse anche no, soprattutto in Inghilterra, come vi leggerà adesso Elena. Se vi dicessi che il mio schermo del computer è diventato totalmente bianco, ci credereste? Allora, questo è McDonald's ed è uno dei tatuatori più famosi nella fine dell'Ottocento a Londra, che aveva proprio uno studio, non era in un vicolo buio e stretto a tatuare di nascosto, aveva proprio uno studio di tatuaggi. E adesso vi faccio vedere un uomo tatuato del tempo, tatuato proprio da McDonald's. Eccolo qui. Direste mai che sotto quelle camicie c'erano tutti questi tatuaggi? Neanch'io, prima di leggere l'articolo che si è sfumato nel computer che sta per esplodere. Andavano molto molto di moda, per quanto si possa pensare che in realtà erano di moda per le persone di malaffare, in realtà erano di moda nella nobiltà inglese. Non c'era niente di più cool che essere tatuati. Sì, molta di questa, diciamo, moda dei tatuaggi venne portata da quelle che erano quelle mostre itineranti con persone, ora è un termine terribile, però rende la concezione dell'epoca esotiche. Quindi c'erano queste tournée con persone giapponesi, c'erano queste tournée con persone appunto dell'Oceania sostanzialmente, quindi Maori con tutti i loro tatuaggi. E questo ha contribuito a lanciare questa moda dei tatuaggi. Certo, inizialmente erano più diffusi fra i lavoratori, ad esempio nei porti, i marinai, eccetera, eccetera, però appunto negli anni 90 dell'Ottocento si ha una grande esplosione di questa moda dei tatuaggi nella nobiltà inglese e lasciò gli italiani alquanto perplessi. Non che però lo sapessero, potessero notarlo appunto se non dai giornali, non che determinati tatuaggi si potessero vedere in fin dei conti in pubblico. Erano di gran moda, i serpenti, i cuori trafitti, i nomi degli amati, soprattutto sul petto gli uomini si facevano tatuare il nome dell'amata col cuore, soltanto che appunto non è che si facessero tanto fotografare così a parte, magari nello studio di tatuatore, insomma le testimonianze sono molto poche rispetto alla vera quantità di tatuaggi che c'erano, era proprio visto come una bella cosa nella nobiltà. Beh, comunque farai il video dedicato ai tatuaggi, no? O hai trovato adesso l'articolo? No, no, farò un video proprio dedicato, ma praticamente per ogni argomento che abbiamo toccato in questa live farò un video dedicato, quindi tranquilli, che arriverà tutto su McDonald's. Come finale, diciamo, volevo leggervi l'ultimo articolo della Moda Illustrata di Lina. Lettrici, buon anno. Speriamo, perché ce n'è gran bisogno. Buon anno a voi tutte, cortesi abbonate al nostro giornale e al nostro canale, grazie a tutti gli abbonati, che io considero come amiche e amici, poiché è di voi che mi occupo, è a voi che vorrei tornare utile ed è con voi che ogni settimana, più o meno, mi intrattengo a ragionare di ciò che a noi donne preme sempre e non poco, la moda, la regina del mondo femminile. E anche maschile, direi. La Moda Illustrata entra nel suo 10º anno di vita ed è con orgoglio che noi ci vediamo assistite dalla benevolenza delle vostre signore con una fedeltà che ci lusinga. Ma questa fedeltà ci incoraggia a fare di meglio e ci impone anche dei doveri. Ecco dunque le nostre serie promesse per il nuovo anno. Alle buone ed attive massaie promettiamo di seguire sempre il nostro programma, di occuparci della casa, della cucina, delle combinazioni più ingegnose ed economiche. E farò anche dei video a riguardo.
Alle mammine promettiamo di non parlare di frivolezze, né di eccitare le loro figliuole al lusso, ma di conciliare il buon gusto con un buon senso e l'economia, di mantenerci insomma e sempre il vero giornale delle famiglie. Alle signorine prepareremo modelli facili e di effetto per i loro lavorucci eleganti e suggeriremo mille fronzoli per renderle sempre più seducenti senza che babbo e mamma abbiano ad inarcar le ciglia. Ma non crediate, o signore raffinate ed eleganti, che il giorno abbia a rifuggire da tutto ciò che è nuovo, ricercato ed anche un po' bizzarro. Condanneremo sempre le esagerazioni che deturpano anziché abbellire la persona, ma non suggeriremo certo delle idee antiquate. La vostra Lina consulterà anzi modelli più recenti di ogni nazione e sceglierà i migliori e più freschi figurini, poiché il lusso consiste oggi di nella novità assoluta delle stoffe e della confezione e sono passati i vecchi e buoni tempi in cui le nostre nonne allineavano nel guardaroba una ventina di abiti che dovevano servir loro per tutta la vita. Ed ora, mie buone lettrici, mi rivolgo a voi per essere aiutata. Prima di tutto vi prego la diffusione del giornale e del canale. Raccomandatelo alle vostre amiche, alle vostre cooperatrici nei lavori di abbigliamento. Un maggior numero di abbonate ci spingerà a fare delle grandi innovazioni e ci guadagnerete anche voi. Poi vi invito a scrivermi liberamente ogni qualvolta il giornale non vi soddisfi pienamente. Oppure vi occorra qualche cosa di più speciale di quanto è detto negli articoli. Le signore di provincia possono approfittare liberamente di me per le loro commissioni in città. Non hanno che scrivermi ed io sarò tutta per i loro desideri. Lina e Elena. Bene, anche qua si sottolinea il fatto che comunque le nuove generazioni hanno molti più abiti ai quali attingere. Negli articoli leggo spesso il fatto di comunque sia riutilizzare cose. Riutilizzavano anche i centrini vecchi delle nonne, riutilizzavano le pellicce, riutilizzavano gli abiti. Insomma, non è che proprio tutte si facevano tutti gli anni, tutto un guardaroba per tutte le stagioni. No. Avevano varie generazioni gli abiti. La cameriera di solito aveva la prima scelta. Sugli abiti, ma anche sulle scarpe, sui parasoli della signora. La cameriera personale era quella che aveva la prima scelta. Poi c'era la famiglia della cameriera personale, le altre persone al servizio nella casa, dopodiché si dava ai poveri, alla chiesa, a tutte queste associazioni. E comunque anche la signora che lavorava tutto il giorno in, non lo so, in drogheria, nella drogheria di famiglia, ad esempio, se arrivava a ricevere un abito dalla moglie del signorotto del paese, anche se era un abito di 5-7 anni prima, aveva assolutamente le capacità per rimetterlo a modello. Tutti i giornali che noi troviamo, che hanno tutti i cartamodelli dentro, non sono rivolti alle gran signore, sono rivolti alla borghesia e alle persone che si confezionavano da soli vestiti. Quindi tutte queste persone avevano gli strumenti, la competenza e l'esperienza per mettersi a modello gli abiti in ogni modo. E c'è da contare anche che abbiamo esempi di abiti rielaborati anche in famiglie molto abbienti. Mi ricordo di aver visto ad esempio la mostra A Donna Fugata, un abito di primo Novecento che dava l'impressione di essere stato recuperato da qualcosa degli anni 50-60. Ora, non so se effettivamente sia stato così e non ricordo cosa recitasse il cartellino. Ogni tanto però queste cose succedono, soprattutto c'è da contare che le gonne degli abiti, non negli anni 90 ma negli anni precedenti, avevano tantissima stoffa che poi era lì pronta per essere riadoperata. Non è come nel Settecento in cui appunto le gonne avevano tantissima stoffa ed erano grandi rettangoli sostanzialmente ed erano pronte da tagliare, però si riadoperava tutto e molto spesso vediamo anche piccoli pezzi di stoffa. Molte delle soluzioni che troviamo negli originali d'epoca che fanno un po' a patchwork, con molti piccoli pezzi di stoffa di diverso tipo, è possibile vengano da rielaborazioni di abiti precedenti. La cosa che abbiamo adesso di prendere e buttare via un abito appena si rompe non c'era, perché anche se costavano meno gli abiti dopo la rivoluzione industriale, dopo l'invenzione delle tinture sintetiche, comunque
c'era una buona cultura del non spreco, soprattutto nella moda e nell'abbigliamento e tutte queste cose qui. E onestamente dovremmo riprendere un esempio. Mi è venuto in mente, ci sono diversi esempi di abiti del Settecento, anche abiti maschili del Settecento, delle marsine, riadattate a abiti di fine Ottocento, simil tailleur. Ora, ce ne sono alcuni fatti a partire da originali, alcuni semplicemente ispirati. Io ho un vecchio tentativo di marsina fatto per mio marito che aspetta di essere ripreso in mano per diventare un abito per ricevimento, formale però. Ecco, sì, se una era una regina o qualcosa del genere, doveva davvero avere una valanga di abiti, anche perché era suo compito quello di promuovere l'economia del proprio paese, il proprio gusto e tutte queste cose qui, e dare l'esempio. E uso ad esempio che persone della famiglia reale inglese si sposino indossando pizzo fatto in Inghilterra, questo genere di cose qui, anche se in realtà lo sappiamo, tutte quante appena potevano andavano a farsi fare le cose dai più grandi couturier parigini, Worth, per tutti. Sì, una delle domande che mi vengono fatte spesso è se le signore di una certa età vestissero con gusto antiquato. È una cosa un po' complicata, perché se erano economicamente abbienti, indossavano cose all'ultima moda, nel senso indossavano cose fatte di fresco. Magari però sono cose fatte di fresco con un gusto per le decorazioni e i tessuti dei periodi precedenti. Però questo non vuole assolutamente dire che nel 1895 vedessimo signore di 60 anni con il sellino come negli anni 80. O non vuol dire che le signore, che appunto una signora di 50-60 anni, nei primissimi anni del Novecento avesse ancora le maniche a pallone come nel 1895. Questa cosa noi la vediamo molto nei film, però dobbiamo contare che i film non sono documentari. Quella differenza viene esasperata per farci percepire a noi come spettatori la differenza fra i personaggi. Però se una signora se lo poteva permettere, indipendentemente dall'età, aveva vestiti assolutamente alla moda. E non è raro che, infatti, nei video di Elena siano stati riportati dei completi appunto per signora attempata, se non sbaglio. Quindi, cioè, non è che perché una aveva 60, magari anche 70 anni, smettesse di volere il vestito nuovo se lo poteva permettere. Se una aveva una posizione importante all'interno della società, doveva sempre presentarsi al meglio, voleva sempre presentarsi al meglio, vestita bene con cose all'ultima moda. Non era una cosa semplicemente delle giovani. Ora, io è un po' come adesso, se posso immaginare mia mamma, certo da qualche parte ha una felpa che risale alla fine degli anni 90, che è lì e ogni tanto a casa se la mette, però difficilmente se deve fare buona impressione ad un matrimonio tira fuori una giacca che aveva negli anni 80 con le spalline giganti. Non è che perché non ha 20 anni allora debba utilizzare roba di diverse decadi fa. Tutt'altro, va in negozio e si prende un vestito nuovo. E all'epoca andavano dalla sarta o nei grandi magazzini a prendersi un vestito nuovo. Davvero. Tutta questa differenza è illogica perché i principi che muovevano la vanità e il desiderio di essere belle erano sempre quelli. Eccoci, vi ringrazio veramente tutti per aver la pazienza, per aver avuto la pazienza di stare qua con noi. Grazie veramente tantissimo. Vi auguro un meraviglioso 2021, anche perché vabbè, il calpeggio non c'è mai fine. Grazie a Chiara, un abbraccio a tutti. Ciao ciao!